Giacomo Accame, il sindaco con la pistola. Ha suscitato scalpore giorni fa il fatto che il primo cittadino di Pietra Ligure abbia ricevuto in dotazione dal comune un revolver dopo aver preso il porto d'armi. Accame ora circola con la pistola sotto la giacca e spiega che non c'è nulla di strano in questo, dopo che l'estate scorsa aveva ricevuto minacce di morte insieme a un assessore. Un fatto che era stato collegato all'istituzione delle cosiddette ronde padane da parte del sindaco leghista. Tengo a precisare che l'amministrazione comunale ha titolo e diritto di aver effettuato l'operazione che ha fatto due punti, l'acquisto di una semplice pistola, una 6.35 data in consegna al sottoscritto quale sindaco di Pietra Ligure. Voi direte perché? Semplice. A parte che i sindaci, non il sindaco, ma i sindaci sono capi, fino a prova contraria, della polizia, dell'ordine pubblico, eccetera. A prescindere dal fatto che noi abbiamo carabinieri, forze dell'ordine, eccetera, a cui ci inchiniamo, nel senso che fanno il loro dovere, sono bravi e via di seguito. Ma un'amministrazione comunale può farlo quando un sindaco che ha ricevuto minacce di morte, come ho ricevuto io, tante, non mi hanno informato i carabinieri, Digos, Questura, Prefettura, eccetera, ho reputato io, giusto e doveroso, chiedere un porto d'armi, il quale mi è stato regolarmente concesso. L'arma è semplice, è di proprietà comunale, a parte che costa 650.000 lire, e penso che questo potrei comprarmelo anch'io, ma non l'ho fatta per una questione di principio, perché io servo la gente, servo me stesso, ma soprattutto la gente. Quando non sarò più niente, o meglio, non sarò più sindaco, quest'arma verrà depositata regolarmente in comune, nella cassaforte, con il relativo ammunizionamento, e chi vorrà, il prossimo sindaco, 99 su 100 sarò io, modestia a parte, l'avrà ancora. Se non sarò io, sarà un altro che potrà averla in qualsiasi momento. La proprietà sarà, ripeto, comunale. Quest'estate il nostro comune ha realizzato il servizio di protezione civile e questo servizio purtroppo ha dato adito a un sacco di proteste con minacce al sindaco in prima persona e anche a me stessa. Ora ritengo che sia giusto per il primo cittadino viaggiare con l'arma, chiaramente una persona adulta, una persona con esperienza, con cognizione, saprà come meglio utilizzarla.